Io come sempre non mi preparo mai le cose che voglio dire, quindi questo video sarà sconclusionato peggio degli altri, perché dirò tutte le cose incastrate l'una sull'altra, boh. Comunque. Allora, sono stata da poco alla fiera creativa che si è svolta qui a Napoli, nella mia città ovviamente, e insieme a mio cognato sono stata ospite mia cognata Annunzia Scalpore, di cui vi metterò il link qui nell'info box, perché durante i giorni di fiera ho girato un vlog, ma ho girato un vlog per il suo canale, quindi se vi fa piacere vederlo ogni tanto appaio anche io, ma sentirete la mia suave vocina in sottofondo in quanto ero la regista, pessima, me lo direte voi. Comunque vi lascerò il link qui sotto se volete dare un occhio al video vlog che ho girato. E quindi mentre ero lì, c'era anche la mia mamma, siamo andate a fare un po' di shoppinghino, molto poco purtroppo, avrei voluto girare di più i padiglioni, ma il tornare di corsa allo stand di Brillanti Creazioni insieme a Nunzia, con Nunzia mi dava, mi premeva, e quindi facevo un giretto rapido e poi tornavo. Sono riuscita ad andare in un altro padiglione, erano due padiglioni, ed ho fatto, cioè in realtà l'ha fatto mia mamma l'acquisto, perché lei è riuscita a fare un giretto più di me e ha visto questa magnificenza, si è innamorata, quindi più tardi siamo andate per acquistarla e fortunatamente abbiamo trovato l'ultima. In realtà ci hanno detto che non c'era, poi scava, io insistito talmente, sapete come sono fatta, io sono proprio una piaga, alla fine me l'hanno trovata e vi faccio vedere che cosa abbiamo acquistato. È allora di base un kit che tu potevi realizzare lì con loro allo stand, ma io non avevo tempo, l'avrei voluto fare perché volevo imparare a realizzare la rosa, ma sicuramente ci sono 100.000 tutorial sul web, quindi sicuramente troverò il modo di imparare a farla. E vi faccio finalmente vedere cosa abbiamo acquistato. Abbiamo acquistato questa meravigliosa decorazione natalizia che ha qui questa rosa in colore ovviamente rosa antico, dietro ha il fiocco e si può appendere. Noi l'abbiamo acquistata non per appenderla. Allora, questa sfera è composta di tutto questo ambaradana di decorazioni incollate con la colla a caldo, poi c'è questa boule di plastica e la cosa meravigliosa, ve l'avvicino, è che la boule, spero che si veda, è stata praticamente infilata in una rete, come se fosse una calza di rete. Quindi ha questo effetto tutto merlettato. La cosa meravigliosa della boule è che ha all'interno anche le luci. Aspettate che con una mano non è facile. Eccole qui, guardate che meraviglia. Magari dopo vi metto una fotina con il buio perché così non si vede molto. E è un po' tosto, si può fare ecco anche intermittente. Non so se riesco proprio ora, aspettate. Vediamo se riesco a spegnere qualche faro. No, perché ho la luce, io poi geniale, ho la luce, vabbè, comunque un po' si vede, guardate che meraviglia. È bellissimo. Guardate, cerco di schermare le altre luci. Guardate che meraviglia! È troppo bella. Riaccendiamo le luci, olè! Allora, veniamo a noi. Perché vi ho fatto vedere questa boule? Perché oltre a far parte degli acquisti di creativa, questa boule necessita di una base. E la base non era fornita dal negozio, ma ci hanno detto puoi metterci sotto qualunque cosa, un vasetto eccetera eccetera, nel caso tu voglia metterla su piano. Infatti noi non vogliamo appenderla e quindi ho costruito la base, ve la faccio vedere. E voilà! Questa splendida base che non si vede, ma è super 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 straglitterata e regge perfettamente la boule, ve la faccio vedere. Io ho il terrore di farla cadere. Eccola qua, vista così, ma sul tavolo fa un effetto splendido, anche perché la luce si riflette sui glitter della decorazione della base. Tutto ciò perché adesso io vi farò praticamente vedere
come si realizza la base. Quindi ora mi organizzo nel girare la videocamera e realizziamo la base per una bull insieme. Ed eccomi! Allora ragazze, per realizzare la base ci vogliono esattamente tre materiali. Materiale number one, l'anima di un rotolo di carta. Io ovviamente non so se si vedrà perché purtroppo la luce è quella che è. Vediamo se spengo questo faretto, facciamo un po' di prove insieme. Olè! Allora donne, abbiamo bisogno dell'anima di un rotolo praticamente di carta. Questo è quello dei rotoloni grandi industriali, diciamo quelli che si possono trovare, non so, negli uffici, eccetera, eccetera. Io ovviamente ho preso questa perché è bella larga e la mia bull, come sapete, è gigantesca, di conseguenza necessita. Poi, con lo stesso criterio possiamo creare la base per qualunque altra cosa, tonda o anche quadrata, in questo caso magari potremmo utilizzare l'anima dei rotoloni, quelli regina, eccetera, eccetera, magari un tipo un po' più grosso, un po' più spesso. Poi, altro materiale necessario sono un paio di forbici. Mi sa che questo video verrà sempre super sfocato. E ultimo materiale necessario, ovviamente, i washi tape. Allora, veniamo a noi. Io vado sempre sul difficile perché nell'altro caso ho preso un washi tape, come avete visto, semplicissimo. Vediamo se ho più un po' di avanzo. Ecco, ho preso un washi tape molto semplice, nel senso che non ha decorazioni, è anche più largo, quindi ci ho messo veramente 2 minuti per realizzarlo. In questo caso sono andata più sul difficile e quindi ho preso un washi tape con una decorazione, quindi avrò bisogno di farla combaciare, e soprattutto più sottile, di conseguenza ci metterò un po' più di tempo, ma nel caso staccherò la videocamera e riprenderò. Allora, ci sono più modi per fare queste decorazioni. Allora, potete tranquillamente fare delle strisce nel caso voi vogliate fare un lavoro alternato, quindi di più colori, ad esempio una decorazione, ecco io poi con le mani davanti furba, ad esempio una decorazione del genere, quindi facendo varie strisce e le mettiamo in orizzontale, le tagliamo e le uniamo. In questo caso io voglio fare in un unico colore, o ad esempio varie strisce di vari colori, di varie dimensioni, alternandole. Ci sono migliaia di modi. Il mio modo rapido, veloce, per modo di dire, perché questo wash è più piccino, lo tagliamo un po' perché a furia di fare prove si è un po' rovinata la punta. Aspettate, tagliamo un po' questa puntina. Tagliata dritta? Ovviamente no. Tagliamola da quest'altro lato. Ecco qua. Allora, in un modo molto semplice, io praticamente non farò altro che arrotolare il washi tape intorno al rotolino. L'unica cosa, devo stare ben attenta a far sì, sono inquadrata ovviamente, no? A far sì che l'angolazione sia un'angolazione giusta per farmi combaciare le strisce. L'unica difficoltà, ma ripeto, è semplicemente perché io ho deciso di utilizzare delle strisce. Quindi io l'ho bloccato un attimo, giro, giusto per prendere la mia misura. Praticamente, perfetto. Quindi, non dobbiamo fare altro che scollare il washi tape e incollarlo, o meglio, essendo adesivo, adesivarlo. Ecco qui. Ovviamente non vi tedierò con tutti i passaggi, ma ne faremo solo qualcuno e vi farò vedere giusto i primi giri, poi vi faccio vedere il lavoro finito. Nel frattempo vediamo se ho preso la giusta angolazione per far combaciare le righe. Sì.
La riga sembra non combaciare, ma in realtà vi faccio vedere che combacia perfettamente. Continua. Ora, non dobbiamo fare altro che proseguire in questo modo. Per tutta la circonferenza del nostro, diciamo, rotolone, chiamiamolo così. Ah, un'altra cosa vi volevo dire, purtroppo il negozio dove ho acquistato, il negozio barra stand creativo dove io ho acquistato la bull, non mi ha messo il bigliettino del negozio, quindi anche volendolo pubblicizzare o segnalare, cosa che farei molto volentieri, anche perché questa bull mi è stata già vista a casa e tutti la vogliono, ma purtroppo io non ho idea del nome del negozio. Se riesco a procurarmi una piantina di creativa, se riesco a trovarle anche sul web qualcuna, cerco dal padiglione di bene o male cercare di identificarla, a questo punto vi lascio nell'info box l'informazione, altrimenti ragazze mi dispiace, perché tra l'altro è anche molto carina, volendo ne avrei anche potute prendere altre per farci dei regalini di Natale, non ci ho pensato. Comunque io adesso proseguo e ci vediamo appena ho terminato o quasi. Ovviamente mi piace talmente tanto fare queste decorazioni che praticamente stavo per terminare il lavoro e non ho girato il video, non me ne sono resa neanche conto, e quindi just in time per il finale, come vi avevo detto, mi trovo a farvi vedere l'ultimo pezzettino. I washi tape, come voi sapete, io li adoro, li colleziono, ne ho tantissimi e li uso per decorare l'agenda, per chiudere i pacchettini, per fare pacchettini di regalo, li uso in tantissimi modi, sono molto versatili, io veramente amo questo tipo di articolo perché è versatilissimo. Ho fatto altri video su come, diciamo, tra virgolette, poterli utilizzare, ma sono, è comunque un nulla in confronto alle infinite possibilità che ti danno questi nastri. Allora, come potete vedere, io sono arrivata praticamente alla fine, quindi faccio l'ultimo pezzettino, mi porto anche un po' più su in maniera da coprire meglio il tutto e tagliamo l'eccesso. Ora questo lo possiamo tagliare o mettere dentro, vediamo se io riesco a tagliarlo, non per altro, ma perché le forbici sono un po' scomodine, cioè più che scomodine hanno perso la loro affilatura, invece no, dai. Ok, finito. Ora dobbiamo ricoprire questo triangolino che abbiamo lasciato all'inizio, perché abbiamo cominciato in maniera curva, obliqua, di conseguenza era ovvio e naturale che rimanesse uno spazietto. Quindi riprendiamo il nostro washi, eccolo qui, e non facciamo altro che, prima di tutto, lo taglio diritto, perché prima non l'ho tagliato diritto, ora che, ecco qua, vediamo, volendo vorrei riuscire a, ci passo un po' più su del punto, diciamo, di incontro, perché voglio assolutamente recuperare la, come si dice, l'angolazione del mancante, diciamo così, del washi tagliato, nel senso che voglio seguire le spine, ma come devo dire, le zig zag, mannaggia, oggi proprio non mi vengono le parole. Quindi cerchiamo di recuperarlo al punto giusto, proviamo così e ci siamo quasi. No, sono andato un po' troppo oltre, aspettate, ecco qua. Riusciranno i nostri eroi?
Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Quindi io ricopro questo ultimo pezzettino. Ce n'è ancora. L'ultimo angolino microscopico, eccolo qua. Poniamo un velo sulle mie unghie tutte spezzate. È fatto. Tagliamo l'eccesso, magari lo faccio arrivare anche un po' più in fondo, ecco qua. Olè. Ora, come prima, dobbiamo ritirare il bordo del washi tape in eccesso. Vediamo se... Eccolo qua. Aderito perfettamente. E la nostra base per la boule è pronta. Ripeto, possiamo utilizzare questa decorazione per tantissime altre cose, ad esempio se abbiamo dei bicchieri, quei tipi diciamo sottili con, in cui mettiamo un solo fiore, o anche decorazioni natalizie, l'agrifoglio, le palline dorate, le palline rosse, possiamo mettere il bicchiere qui dentro, metterne più di uno impilati, sempre tutti stradecorati, in maniera che il bicchiere barra vasetto non natalizio verrà completamente ricoperto dalla decorazione. Questo era l'altro con la boule. Adesso ve la faccio vedere meglio perché giustamente vista così, ma comunque dopo ve la faccio vedere meglio in grande. Adesso giro la videocamera perché così non si vede nulla. Ed eccomi tornata! Abbiamo realizzato il nostro porta boule, ma purtroppo con lo schermo piccino nell'angoletto dove riuscivo a lavorare, che non avete idea di quanto è piccolo e scomodo. Forse ve ne siete accorti dalle mie mani che non riuscivano mai a entrare nel video. Spero che si sia visto qualcosa. Ora che edito il video cercherò di capire se si vede, ma in ogni caso vi faccio vedere il lavoro finito. Finalmente, eccola qui. La nostra boule ha la sua base dorata, splendida, di cartoncino, cioè con praticamente un riciclo perfetto più l'acquisto di un washi tape abbiamo realizzato una base per boule o per qualunque altra cosa. Allora, siccome tante di voi mi dicono che non acquistano su AliExpress, che hanno noia nell'attendere i lunghi tempi di consegna, effettivamente se ordinate ora un washi natalizio siamo a, diciamo, metà novembre, vi arriverà per metà gennaio. Ma se avete un negozio Tiger nella vostra città, purtroppo io ce l'ho ma è lontano e quindi non ho modo di poterci arrivare. Se avete un negozio Tiger nella vostra città o anche Lidl, anche per me questo è lontano in periferia, spesso in questo periodo mettono appunto fra le cose natalizie anche i washi tape. Lidl forse più i deco tape, ma bene o male figure natalizie ci sono, quindi se volete realizzare una base per boule o per qualunque altra cosa natalizia potete trovare i washi tape lì. E basta ragazze, questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, io ero praticamente faccione in videocamera, non me ne ero resa conto. Ci vediamo al prossimo video, mille baci baci, come sempre fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Ciao!